ragazzi, ciao, ciao a tutti. Oggi sono qua insieme con mia figlia perché lei, dovete sapere, che è bravissima a fare i dolci. Lei fa dei dolci spettacolari. Oggi vi facciamo la torta di ananas, che è una meraviglia, è uno spettacolo, vero? Eh sì, allora la torta di ananas praticamente penso sia stato l'incubo di tutti i bambini degli anni 80. Praticamente questa ricetta uscì con un ricettario della Bertolini, del lievito Bertolini, sì, vicino agli anni 80, diciamo. Bravissima, ti sei documentata. Eh sì, Ma pensa, e si documenta. La nonna, naturalmente, lei lo recuperò subito. E negli anni 80 la nonna Lucia sfoderò la torta di ananas per ogni occasione. Mi facevo volontà, ecco, tutte la mangiavano. C'era. Fatto sta che dopo tanti anni di torta di ananas ci è venuta fuori, ecco. E oggi però la vogliamo riproporre perché penso che sia una ricetta che è andata un po' persa, quindi sì. Rifacciamola. Facciamo finta che a Bologna oggi tutti fanno la torta di ananas, vai! Allora, adesso diamo gli ingredienti. Allora, un barattolo di ananas, prendetelo un po' grande, ma in effetti anche quello piccolo va bene. 100 grammi di noci. Allora, i 100 grammi di noci ne tenete da parte un po' intere, perché andranno all'interno dei buchi dell'ananas una volta che è sulla tortiera e un po' anche nei buchi, ma dopo vi faccio vedere. Il resto lo tritate. Poi ci va 150 grammi di farina, quella là per dolci, poi mezzo bicchiere di sciroppo d'ananas, e 150 grammi di burro, io l'ho fatto fuso perché è più semplice poi da impastare, 3 uova, eccole qua, 200 grammi di zucchero e una bustina di lievito. Lo zucchero sono 200 grammi, ma lo dovete dividere, 100 grammi andranno in un pentolino, poi vi faccio vedere il motivo, e l'altro invece lo tenete da parte e lo metterete nell'impasto. Adesso caramelliamo lo zucchero, mettiamo 2 cucchiai d'acqua e 2 cucchiai di succo di ananas. Ecco, poi andiamo a accendere il fuoco per caramellarlo. Bisogna sempre mescolare. Sì, perché si attacca tutto. Ecco. Sei capace di farlo? Ma io l'ho sempre fatto, spero che venga anche questa volta. Beh sì, perché sembra semplice, ma il caramellare... No, caramellare è difficile perché si può bruciare, strinare un po' di tutto. Questo poi il caramello lo andremo a mettere sul fondo della tortiera, perché a Bologna questa torta di ananas la chiamavano torta rovesciata. Perché torta rovesciata? Perché quando, una volta che è cotta, si va a farla raffreddare, una volta fredda si capovolge, proprio si rovescia su un piatto. Ecco perché è torta rovesciata, si vede tutto il caramello con l'ananas e le noci. Bravissima. Te l'ho detto che sei una pasticcera. A tal del me. A tal del... adesso qui vedi che comincia. Ecco, il zucchero deve scurirsi. Oh, vedi che bolle. Allora, quando bolle, abbassiamo un po' la fiamma. Perché altrimenti la tortiera si scurisce troppo, dopo non è buono, diventa amaro, sai, se tu lo bruci. Infatti so che alcuni lo fanno anche col termometro per vedere la temperatura, invece deve avere una certa temperatura, adesso non mi ricordo quanto. Ah, io questo non lo so dire perché vado sempre a occhio. Sai come dicono a Bologna, occhio e gamba. Vedi come bolle. È un po' una menata a fare questo qua.
è la parte un po' più, però, diciamo, complicata di questa torta. Sì, è la più difficile, per il resto. Dopo è tutto facilissima. Sì, sì. Vedete? Fa vedere la fiamma come l'ho messa. Ti sembra che vada bene? Penso di sì. Ma vuoi il mestolino di legno o preferisci quello? No, 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 ormai che ho questo progredisco. No, progredisco. Procedo. Ma mi sono sbagliata, oh ragazzi. Quando si fanno delle torte si può anche sbagliare. Oh, io penso che fra un po'... È pronto? Penso di sì, perché altrimenti mi diventa troppo scura, non mi piace. Dopo poi si scurisce anche in forno. Sì, dopo quando dentro. Vedi che comincia già a prendere il colorino marroncino. Mm. Allora, adesso abbiamo imburrato la tortiera. Quando la tortiera l'abbiamo imburrata, versiamo il caramello che, come vedete, ha un bellissimo colore brunito. Eccolo, rovescia. Eccolo qua. Tutto sulla tortiera. Lo rovesciamo nella tortiera. Ecco, tu metti così prima che si addensi, perché fa molto presto. Sì, fuori dal cuoco, questo diventa duro subito. Ecco, lo andiamo a posizionare. Lo andiamo a posizionare tutto sul fondo della tortiera. Ecco, come vedete si è già quasi indurito e fatto il filaccio. Adesso questo bisogna lasciare al bagno. Ecco, quando abbiamo fatto questo, noi andremo a mettere le fette di ananas. Le disporremo a cerchio. Io adesso qua nella mia tortiera ce ne stanno 5, ma chi ce l'ha più grande ne fa anche più grande. Ecco, benissimo. Ecco, le disponete così, vedete che fa bello vedere. Un bel fiore. Poi andiamo a prendere le noci intere e le mettiamo dentro al buchetto, ai buchi, quindi così. Eccolo lì, così, bravissimo. E poi è così fatte. Quando le avete messe dentro al buco dell'ananas, andate a riempire anche tutti gli spazi. Adesso poi qua anche in mezzo. Sì, infatti penso che metterò qualche noce anche io. Tutto nei buchi, così lo riempite con le noci. Quelle che rimangono le mettete così nel centro. Perfetto. Ecco, ora andremo invece a preparare l'impasto. Allora, adesso noi andremo a montare le 3 uova con gli altri 100 rimanenti di zucchero, 100 grammi. Dai. No, mamma, se spingi qui. Tutto più volte io questo bagaglio qua. Ecco, quando avete montato le uova, che si vede perché fanno la spumina sopra, voi andrete ad aggiungere tutti gli altri ingredienti, quindi il burro fuso, il succo di ananas in mezzo bicchiere, così saporisce bene la torta. La vostra bustina di lievito per dolci, non mi sembra giusto, una pasticcera, poi ci mettiamo queste, le lasciamo per ultime, ci aggiungiamo la farina, la mettiamo giù un po' a pioggia in maniera che non faccia i grumi, lo togliamo in piano perché qua altrimenti. Così, aspetta che fa rimasto, ok, ecco,
monta così. Quando andiamo dopo a mettere le noci, spegniamo la macchina. Vediamo una bella crema. Vediamo il frullatore, perfetto. Mettiamo. Adesso lo spegniamo questo perché se no così non aumenti. Fermati. Aggiungiamo senza la frusta qua al frullatore le noci perché essendo dure le mettiamo dentro col cucchiaio a mano. Perfetto. Aspetta, eh. Ecco, adesso verso. Dai mesto, dammi un prendiamo un mesto di vino. Tu metti giù piano piano. E mettiamo giù le nostre granelle di noci. Ecco, vedi com'è pieno bello. Ecco, quando è tutto bello amalgamato. Prendiamo la nostra tortiera con le fette di ananas e il caramello e glielo versiamo tutto sopra. Ecco, prendi. Ma che brava. Voglio già mescolare. Glielo versiamo tutto sopra e poi dopo l'andremo a infornare. In forno ci sta 35 minuti a 175 gradi. Forno caldo? Forno sempre caldo perché è meglio. Adesso aspetta, perché così poi lo livello qua un po' prima. Questo qua adesso lo mettiamo a dare. Ecco, tiriamo giù tutto, è un po' appiccicoso ma è normale. E dopo l'ho andata a stendere tutto da riempire, da coprire tutto. Ecco, ed è così. Ecco, adesso noi l'andiamo a infornare e dopo vi faremo vedere il risultato. A dopo. Allora, dopo 35 minuti di forno e dopo un bel po' che si è raffreddata, questo è il risultato della torta di ananas rovesciata appunto sul piatto. Per vedere se è cotta ricordatevi sempre, mentre è in forno, di la prova dello stecchino, se esce pulito, sì, lo stecchino dentro, la torta è pronta. Sì. Ecco, questo è il risultato e ce la mangiamo. E adesso noi vi salutiamo, però prima di salutarvi, insomma, diciamolo insieme, cosa dobbiamo dire? Iscrivetevi al nostro canale, è questa la cosa bella. E noi faremo altre ricette, ne abbiamo di quelle spettacolari, vedrete, seguiteci. Intanto mangiamo, già qua che pensa a maniera. La mangiamo, adesso la taglieremo e la mangiamo. E poi noi invece vi diamo un bel bacione e arrivederci alla prossima volta. Ciao! 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 Forza, mangiamo. Iscriviti, non lasciarmi più in pena, una frase, un rigo appena, calmeranno il mio dolore. Sarà forse l'addio che vuoi dare al cuore mio. Iscriviti, non lasciarmi così. Ciao ragazzi, un bacione a tutti quanti. E al prossimo video, alla prossima storia. Ciao!